18, eh? 10 giugno 2017, oggi è una data veramente importante per noi, per tutto il movimento del Ciuppol e del Wheelchair Ciuppol. Verranno ufficialmente consegnate 15 carrozzine da sport sponsorizzate da Decathlon Foundation, perché noi possiamo finalmente girare l'Italia, promuovere il nostro sport e giocare in sicurezza, perché giocare uno sport di squadra con delle carrozzine normali può anche essere pericoloso alle volte. Queste carrozzine adatte a praticare basket e in questo caso anche ciuppol ci assicurano un gioco più fluido e ci assicurano che i nostri giocatori non corrono rischi, quindi è veramente una giornata fondamentale che sarà decisiva per lo sviluppo del nostro sport. Ma questo progetto parte da lontano, parte nel 2008 nell'unità spinale di Niguarda, e da allora che abbiamo iniziato a lavorare insieme a tanti ragazzi che ci hanno portato qui oggi finalmente a coronare questo sogno, questa possibilità di avere delle carrozzine da gioco che ci permetteranno, speriamo, di poter diffondere il Wheelchair Ciuppol in tutta Italia e si spera anche all'estero. Ha fatto finta di aprire il posto. Ragazzi, vi rubo solo un minuto. Ragazzi, venite qua. Esatto. Vi rubo solo un minuto, velocissimo. Beh, innanzitutto, per chi non mi conosce, io sono Nicola, lavoro in Decathlon e oggi siamo qua insieme alla federazione Ciuppol, al comitato internazionale, al mio collega Juan di Decathlon Rozzano, ai membri della fondazione Decathlon, a qui rappresentanza, e a tutti i ragazzi del Wheelchair Ciuppol, perché oggi ufficialmente portiamo in dono un regalo a questi ragazzi, che io e Juan ci abbiamo tenuto a scrivere questo progetto, e abbiamo chiesto alla Fondazione Decathlon di regalare a questi ragazzi la possibilità di giocare con delle carrozzine sportive, la possibilità di andare in giro per l'Italia, portare in giro questo sport che nasce a Saronno e da Saronno partirà. E quindi la Fondazione Fulvio. Carrozzine sportive Decathlon prodotte da Decathlon per l'utilizzo delle carrozzine sportive. Quindi il Ciuppol Saronno e la federazione saranno gli ambasciatori di queste nostre carrozzine. Domenica prossima saranno già con il comitato olimpico a una dimostrazione, e oggi per tutti voi la possibilità di provare a giocare con noi. Noi siamo qua apposta per giocare insieme. Non so se i ragazzi vogliono dire qualcosa. Grazie! Correggo 14, quindi questa è la portata che io. No, volevo solo ringraziare sì il Decathlon, la fondazione, i ragazzi, perché questo è un chiaro esempio che se un gruppo di persone ci crede, tutto è possibile. Quindi un grazie a tutti noi, grandiosi. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Ma io si sono non dico problema. Adesso con le carrozzine. Ma no, adesso con le carrozzine. Ah, io mi sono già impropriato. Se lo sono già appropriato. Infatti è quello che l'obiettivo, è quello che ve ne appropriate e facciamo la foto voi sulle carrozzine con l'assessore. Ok, no ragazzi. Venite qua. Che ognuno prenda la carrozza. E certo, quello lì è l'obiettivo. Come va questa carrozzina? Va abbastanza bene, adesso per la prima volta proviamo. Ma dovrebbe andare bene. Le premesse ci sono buone. Questa non viene nessuno.
Come mai queste carrozzine hanno le ruote inclinate? Per avere più stabilità. Sono carrozzine sportive apposta. Quindi io lo dico, non lo dico da tecnico perché non sono assolutamente tecnico su queste cose, Presidente. Però è proprio lui la tecnicità. Ci ho giocato per il semplice motivo che le carrozzine, come potete vedere, devono avere un'inclinazione per avere più stabilità. In quanto va bene, il ciuccopole è una disciplina sportiva in cui non c'è contatto fisico, ma nel basket, siccome c'è un forte contatto fisico, ci sono diversi scontri e logicamente se le ruote sono dritte è più facile ribaltarsi. In più, visto che per avere maggiore stabilità ci sono le rotelline anche di dietro per non ribaltarsi all'indietro. Comunque vi garantisco che nonostante le rotelline di dietro i ruzzoloni li fanno lo stesso, perché ad esempio nel basket quando uno ti viene addosso a 35 all'ora ti prende bene, ti ribalta lo stesso, insomma, perciò la situazione è quella. Oltretutto poi le carrozzine hanno diverse strutture per quanto riguarda le ruote. Nel basket gli atleti, chiamiamoli i play e le guardie, giocano con ruote della 24 e 26, mentre i pivot giocano con le ruote della 28 per essere più alti, insomma, ecco, questa è la struttura che viene creata per lo sport paralimpico. Inoltre si fanno anche le carrozzine per il tennis e per il rugby. Per il rugby hanno una struttura completamente diversa perché gli scontri sono molto più violenti e hanno proprio un paracarro davanti, è proprio tutta protetta per far sì che non ci si faccia male. Infatti poi lei che sa tutte queste cose, cosa rappresenta questo? Io sono il presidente del Comitato Paralimpico della Lombardia. Me lo puoi ripetere? Sono il presidente del Comitato Paralimpico della Lombardia. Si chiama? Pierangelo Santelli. Drammatico infortunio para incidente, ognuno al suo, in ospedale a Niguarda, dove il ciuccoli carrozzina è stato introdotto come sport terapia, perché ovviamente ti hanno appena detto che non camminerai più e il tuo stato psicologico è anche un po' di depressione. Noi che siamo tutti carrozzati, siamo proprio a Ferrara, facciamo la foto. Il giorno appunto è arrivato l'invito in comune, non potevo non essere presenti in questa bellissima iniziativa. Ringrazio Decathlon, presidente del Comitato Paralimpico, voi atleti che avete questa possibilità di avere questa, per la prima volta, queste nuove carrozzine, vere tra l'altro, in previsione di prossimi arrivi, prossimi progetti. Vi faccio un in bocca al lupo, siete Ciuccolo la Salona, famosissimo, anzi siamo forse migliori, sì. Quasi migliori. Beh, comunque è partito da qua in ogni caso. È partito da qua e spero che abbia la stessa fortuna. Più vecchio, se non altro. Più vecchio, diciamo, per quanto riguarda Ciuccolo per l'esame. Grazie a tutti. Grazie a lei. Terremo a ringraziare anch'io innanzitutto Decathlon perché ci ha dato questa possibilità. Il progetto è un progetto che sta per compiere 10 anni. Siamo partiti
nel 2008, in realtà le abbiamo superate 10 anni perché le prime prove le abbiamo fatte nel 2006, quindi sono 11 anni che lavoriamo a questo progetto e non è stato facile, però grazie alla maggior parte dei ragazzi che sono qui presenti e che hanno tenuto duro in questi anni siamo riusciti a ottenere questo finanziamento e quindi da questo punto di vista anche questa opportunità per poter iniziare una nuova fase del progetto del Wheelchair Chupol. E per questo ci tengo e sono contento che Pierangelo Santelli, il presidente del CIP Lombardia, ha deciso di venire qui oggi a presenziare, perché tutto quello che faremo da adesso in poi sarà supportato, come in questi anni comunque è già stato fatto, dal Comitato Paralimpico. Speriamo, e ne stiamo parlando anche adesso, di riuscire anche grazie a questo movimento e questo progetto di riuscire anche a ottenere riconoscimento in qualche anno all'interno del Comitato Paralimpico. Vuol dire che appunto sabato prossimo faremo un'altra presentazione delle nuove carrozzine a Monza, dove il Comitato Paralimpico farà una grande giornata di sport con 22 discipline sportive, e tra queste ci sarà anche il Chupol. Presenteremo un'altra volta le carrozzine della Decathlon per ringraziarli nuovamente. Metteremo a disposizione della Decathlon un gazebo, quello che gli può servire me lo possono chiedere, e sarà una gran festa tutto il giorno e tutti gli atleti paralimpici potranno partecipare non solo al Chupol ma anche ad altre discipline sportive. Sarà, spero, una bella festa con molta gente, perché anche le persone cosiddette normodotate o la popolazione di Monza potrà partecipare e vivere questa giornata provando diverse discipline sportive che vanno dal tennis tavolo alle bocce, all'arrampicata sportiva, al tiro al piattello col simulatore. Cioè ci saranno veramente un sacco di discipline e tutti si potranno cimentare e divertirsi tranquillamente. Loro saranno nostri ospiti e avranno l'opportunità ancora una volta di provare. Presenteremo le carrozzine, spero, negli orari che ho detto ad Andrea. Vedremo se riusciamo a fare quelle, anche perché io dovrò fare una scaletta di quello che sono le attività, perché oltre al Chupol ci sarà il basket in carrozzina, ci sarà il calcio per i disabili intellettivi, ci sarà la danza sportiva, ed è evidente che dovrò riuscire a fare in modo che il campo di basket verrà usato da tutti e tutti potranno usufruire e le persone potranno vedere il mondo paralimpico come funziona. Grazie ancora ad Andrea e a Chiara, che logicamente ci conosciamo ormai da 8 anni. Sì. La prima nostra manifestazione mi sembra che sia stata all'Arena. Al Portello. La prima è stata al Portello, poi all'Arena, se ti ricordi. Sì, all'Arena. Quando purtroppo Strada ci aveva espropriato perché gli era morta la moglie, se vi ricordavate, sì, sì, sì. No? Però è stata una bella giornata anche quella. Io vi seguo sempre. Adesso che avete un parco carrozzino importante, ringraziamo la Decathlon e spero che la Decathlon abbia un occhio di riguardo per il Comitato Paralimpico, perché noi dobbiamo lavorare sui licei sportivi per far crescere all'interno dei licei sportivi quello che è il mondo paralimpico. E i ragazzi, noi abbiamo un protocollo d'intesa con il MIUR e questo per me credo che sia molto importante, poterlo portare avanti e far provare ai ragazzi che fanno i licei sportivi le attività paralimpiche. Grazie. Parte del campo gli altri. Raga, ci mettiamo. Pronto? Pronto? Andiamo. La doccia. Non c'è la testa.